Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Come realizzare un videogioco horror con Unity Remake. In questa puntata del nostro corso vi faremo vedere come faccia uno dei modi che possiamo usare per far sì che il nostro personaggio, ahimè, venga ucciso da parte del cattivo. In particolare, l'altra volta vi ho fatto vedere in una delle lezioni precedenti come fare utilizzare il triggered per far sì che il nemico venga ucciso dopo aver ricevuto un tot di proiettile o di proiettili. Ora, nel caso invece dell'uccisione del player, il codice sarà lo stesso, diciamo, da un punto di vista di trigger. Ovvero dovremo registrare nel trigger in entrata che il nostro personaggio col suo collider è entrato in contatto con un oggetto il cui tag è il nemico. In questo caso l'istruzione è sempre la stessa: se l'altro collider che ci ha toccato, quindi che è entrato in contatto con noi nel nostro box collider, GameObject col tag nemico, ricarica la scena. In questo caso è la terza scena perché se andiamo a vedere, ecco qua, build settings, il combattimento con il nemico è la terza scena, vi ricordate? Ci sarebbe la quarta, però da un punto di vista di Unity la registra con numero 3 perché fa partire l'indice da 0, perché la prima scena era il menu, poi ricordate la seconda scena era quella che dovevamo trovare la chiave per aprire la porta, la terza quella in cui dovevamo prendere il fucile AK per terra. Se qualcuno ha visto il corso vecchio, avevamo fatto una scena simile. E poi la quarta scena, quella in cui dovevamo uccidere il nemico. Comunque, questa scena è quella che vi ho fatto vedere l'altra volta quando aprivamo la porta e entravamo in una scena dove c'erano anche delle esplosioni iniziali. Dunque, come dobbiamo poi procedere? Dobbiamo far sì che come ho detto, se il tag con cui è entrato in contatto il giocatore è il nemico, quindi si deve ricaricare la scena di nuovo da capo. Ora, che cosa ho fatto? Se andiamo a vedere lo Z character, chiudo un attimo questa schermata, gli ho dato il tag col nome nemico, quindi Unity riconoscerà il tag nemico nel nostro giocatore, che è, diciamo, un nemico che dobbiamo uccidere. Andiamo a vedere un po' com'è la scena. Ecco qua, iniziamo prima a uccidere il nostro cattivo. Aspettiamo che viene perché ho dovuto mettere un valore sull'asse Z più basso per spiegare perché. Ecco qua, l'abbiamo ammazzato. Allora, io gli ho dovuto mettere sull'asse Z, ovvero l'asse in profondità, un valore più basso rispetto a quello dell'altra volta, ovvero 10, perché se gli mettevo 30, diciamo la lunghezza in profondità era molto maggiore, quindi il collider suo rischiava di entrare subito in contatto con quello del giocatore, quindi veniva ricaricata da capo la scena. Infatti, se andiamo eventualmente a fare qualche prova, mettendo un valore molto grande di Z, vedremo che la scena verrà ricaricata in continuazione perché il collider subito del nostro nemico entra subito in contatto con il nostro giocatore. E quindi si avrà azionato questo script che ci dice subito di ricaricare la scena, cosa che invece nella lezione precedente non avevo ancora messo. Quindi per questo riuscivamo ad uccidere meglio il cattivo più da lontano. Vediamo adesso come succede il caricamento della scena. Adesso non sparo al nemico, faccio sì che mi raggiunga. Vediamo se ricarica la scena. Vedete, la sta ricaricando, vedete? Vedete che la ricarica? Questo perché mi ha ucciso nel gioco. Va bene, che altro vi posso aggiungere? Che dobbiamo stare attenti con i tag perché alle volte possiamo fare errori
quando facciamo questi script relativamente alle collisioni, perché possiamo mettere un oggetto il cui tag è sbagliato e ci troviamo di fronte poi a, diciamo, ad alcune scene che sono indesiderate, oppure il compilatore ci può segnalare errore. Va bene, io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima lezione. Ciao a tutti.